Serie B-Win, tutti i colori della passione. 34esimo turno di Serie B-Win in scena allo stadio Omecchia di Porto Gruaro, dove gli uomini di Agostinelli ospitano la regina di Mister Astori. I padroni di casa cercano 3 punti per uscire dalla zona retrocessioni. I calabresi invece sono in piena zona playoff e devono rispondere al Torino, che con il successo sul Grosseto nell'anticipo e ora a meno 1. Arbitra Emiliano Gaglione di Alessandria. E la regina a partire meglio nel primo tempo, rimessa di Colombo, tocca a Bonazzoli, va alla conclusione Campagnacci e trova la risposta di Rossi. Minuto 15, Montiel per Bonazzoli che trova il palo con il colpo di testa, Rossi battuto, grande occasione, la rivediamo nel replay per la regina con il palo pieno colpito di testa da Emiliano Bonazzoli. Ancora la regina ad insistere, si accentra Rizzato, va alla conclusione con il destro, ancora attento Rossi. Prima occasione per il Porto Gruaro al 22esimo, il sinistro di Taran è fuori di un soffio. Rivediamo l'occasione dell'ex Mantova, classe 79. Minuto 28, altra occasione per la regina. Ci prova Campagnacci, trova ancora attento Rossi. Minuto 30, il sinistro di Schiavon è fuori dalla porta della regina. Al minuto 40, Gerardi, bella la sua azione, ma debole il tiro che arriva docile tra le braccia di Puggioni. Minuto 41, bel numero di Sarno su Espinal, il suo tiro cross però finisce fuori. Minuto 43, rimessa di Cristante, tocca al Tinier, poi Scozzarella, trova ancora attento Puggioni. Nel secondo tempo si apre con un calcio di punizione battuto da José Montiel, non trova il paraguayano però la porta avversaria. Minuto 13, rimessa di Cibocchi, sfiora Cunico, arriva Tarana e colpisce il palo, e quindi 1-1 tra regina e Porto Gruaro per quanto riguarda i pali colpiti. Ancora il destro splendido di Tarana. Altro tentativo in contropiede per il Porto Gruaro, non riesce però a rendersi pericoloso neanche in questa circostanza. Minuto 17, c'è il lancio lungo, arriva la sponda di Colombo, Emiliano Bonazzoli controlla con il petto e poi fa secco il portiere avversario con il destro. 15esimo gol in campionato per Bonazzoli, secondo consecutivo. Minuto 24, ancora Bonazzoli pericoloso, si gira benissimo, trova però Rossi. L'entusiasmo della regina viene soffocato però dal colpo di testa di Altinier, che sfrutta il calcio d'angolo battuto da Scozzarella. 11esimo gol per il mantovano, classe 1983. Rivediamo il suo stacco che porta all'1-1 per il Porto Gruaro. Finisce con un punto per parte dopo una gara intensa e davvero molto combattuta. Decidono i bomber, Bonazzoli da una parte e Altinier dall'altra. Migliore in campo Emiliano Tarana, imprendibile davvero per la difesa della regina.